Benvenuti o bentornati sul canale Portale Sanità Digitale. Sono Gennaro Ricchio. In questo nuovo video vi parlo di OBS Studio. OBS Studio è un software gratuito e open source per la registrazione video e lo streaming live. OBS è l'acronimo di Open Broadcaster Software. Questo video non è sponsorizzato, declino ogni responsabilità per la possibile perdita di dati derivante dal non corretto utilizzo dell'applicazione. Sotto nella descrizione del video trovate il link per scaricare il file PDF di questa presentazione. I marchi di terzi citati appartengono ai rispettivi legittimi proprietari. Cosa consente questo software OBS Studio? Consente la registrazione dello schermo e dell'audio del PC, la creazione di video lezioni, video guide, tutorial, webinar e trasmissioni live su YouTube, Facebook o altri canali social. I video presenti sul canale Portale Sanità Digitale sono stati realizzati tutti con OBS Studio. Con OBS Studio ho realizzato anche un corso ECM per l'adozione del GDPR in ambienti di lavoro. OBS Studio è disponibile per Windows, Mac OS e Linux. OBS Studio consente cattura e mixaggio audio, video audio in tempo reale ad alte prestazioni, crea scene composte da più fonti, tra cui acquisizioni di finestre, immagini, testo, finestre del browser, webcam, schede di acquisizione e altro ancora. Imposta un numero illimitato di scene tra cui puoi passare senza problemi tramite transazioni personalizzate. Il pannello impostazioni semplificate ti dà accesso a una vasta gamma di opzioni di configurazione per modificare ogni aspetto della tua trasmissione e registrazione. L'interfaccia utente modulare doc ti consente di riorganizzare il layout esattamente come preferisci. Puoi persino fare apparire ogni singolo doc nella sua finestra. Per installare OBS Studio, o eseguire il download dal sito del produttore, oppure per chi ha in uso l'applicazione Cioccolatey, dalla PowerShell, digitare Cioco Install OBS Studio. Per chi è interessato al software Cioccolatey, che è un software di gestione di pacchetti di installazione per Windows, c'è un video sul canale Portale Sanità Digitale. Quindi, continuando dal sito del produttore di OBS, fare clic su Download, poi fare clic su Scarica il programma di installazione, ovviamente per Windows. Una volta completata il download del file di installazione, eseguire doppio clic, eseguire il file. Sulla prima videata fare clic su Next, poi sulla successiva Next, clic su Install, attendere l'estrazione dei file di installazione. Una volta completata l'installazione, lasciare selezionato Esegui OBS Studio e poi fare clic su Finish. Una volta in esecuzione, solo la prima volta, c'è una configurazione guidata automatica di OBS Studio. Nel caso di chi registra il video, esclusivamente video, selezionare ottimizza solo le registrazioni e non faccio dirette. Fare clic su Avanti e poi Avanti nuovamente e applica le impostazioni. Allora, come vedete, qui sono state configurate più scene, più fonti. Per quanto riguarda l'avvio della registrazione, bisogna fare su avvia registrazione, ridurre icona, oppure anche nelle impostazioni preliminarmente è importante andare a definire quelle che sono delle scorciatoie, dei tasti di scelta rapida che consentono di avviare la registrazione o terminare la registrazione. Io ho scelto Alt F10 quando il programma è ridotto a icona, non visibile sullo schermo. È possibile configurare anche altre scorciatoie nel caso per quanto riguarda la possibilità di scorrere tra le scene e la freccia a destra.
Quindi il software, come abbiamo detto, consente la creazione di diverse scene e di diverse fonti. Le fonti disponibili per ogni scena sono il browser, cattura gioco, cattura l'audio in entrata e in uscita, cattura la finestra, cattura lo schermo, dispositivo di cattura video sarebbe la webcam, fonti di colore, fonti multimediale, fonti video di VLC, immagine, presentazione di immagini, scena, testo, e gruppo. Una volta scelte tutte, come vedete in questo caso, la scena, le fonti, in questo caso le fonti abbiamo un dispositivo di cattura video, la cattura dello schermo è questa. Questa è la cattura della finestra di un programma e questa è la cattura del browser. Una volta definito tutte le fonti che fanno parte della scena, si può avviare la registrazione. Alt F10 o fare clic su avvia la registrazione. Una volta completata la registrazione, bisogna premere Alt F10 oppure termina la registrazione. Completata la registrazione, fare clic su File, visualizza la registrazione. Questo è il file che è stato della registrazione. Questo file registrato per poterlo pubblicare su YouTube o distribuire, conviene convertirlo in MPEG 4. Quindi fare clic su Converti le registrazioni, fare clic qui sui puntini per selezionare la registrazione di OBS, selezionare la registrazione di OBS, fare clic su Apri e poi fare clic su Converti. Una volta fatto clic su Converti, è completata la registrazione. È stata convertita. Fare clic su OK e quindi qui abbiamo lo stesso file in MP4. In MP4, file MP4 che se si apre, ecco, questo è il video in esecuzione della registrazione. Per chi è interessato ad assistenza o alla realizzazione di soluzioni personalizzate, può scrivere a info@ricchiogennaro.it. Io vi ringrazio per l'attenzione.